ragazzi, bentornati in un nuovo video di Minecraft. Io sono Bella Faccia e bentornati. Allora, oggi ci sono notizie incredibili. Sto investigando sulla possibile identità dello youtuber misterioso e forse potrei essere giunto a una conclusione. Non ne sono sicuro. Ho trovato un video su YouTube che parla chiaro, parla proprio chiaro. Innanzitutto voi avete già lasciato un mi piace? Io spero proprio di sì. E se non vi siete iscritti, iscrivetevi, perché stanno succedendo delle cose incredibili e io ho bisogno di tutto l'aiuto dei miei iscritti. Allora, in uno scorso video, se non lo sapete, magari qualcuno di voi magari può non saperlo, e se non lo sapete è male, dovete restare aggiornati. Comunque sì, avevamo costruito questa incredibile trappola, la trappola per lo youtuber misterioso. Qua sotto c'è il void, io sono riuscito a scavare sotto la bedrock, sono riuscito a scavare la bedrock, proprio così. E devo stare il più lontano possibile perché essendo in hardcore potrei fare una fine orribile. Allora, arrivo subito al dunque. Ho scoperto su YouTube una cosa molto misteriosa, una cosa da youtuber misterioso, perché ultimamente stavo indagando, stavo cercando ogni giorno, non lo so, stavo mettendo ad esempio Bella Faccia e cercavo i video più recenti, oppure cercavo youtuber misterioso, però non mi usciva niente, mi uscivano solo delle teorie di voi, i miei iscritti. Guardate che cosa ho trovato e mi dite voi, cioè guardate che coincidenza. Ok, questo è YouTube, siamo su YouTube, questo è il mio canale, quindi iscrivetevi per favore, guardate, siamo quasi a 1 milione di iscritti, forza, forza! Allora, io stavo digitando, come vi dicevo, Bella Faccia, youtuber misterioso. Se scrivo youtuber misterioso, mi compaiono ovviamente i miei video, mi compaiono questi, che sono forse dei video vostri, oppure dei fake come questo che è finto. E mettendo filtri, ad esempio oggi, non viene nulla. Allora, ma se metto tipo oggi, poi metto data di caricamento, numero di visualizzazioni, mettiamo numero di visualizzazioni, ok? Cioè guardate, guardate, ho solo questi video, ok? Numero di visualizzazioni, questi sono i miei. Questo sicuro è un fan, un fan, video mio e Kendall. Guardate, guardate, cioè, leggete, youtuber misterioso, addio cane di Bella Faccia, nell'immagine c'è Wally. Ma poi guardate, 28 minuti fa. Allora, io ogni giorno sto guardando se trovo qualcosa, e guardate cosa trovo. Cioè, guardate, guardate, youtuber misterioso, un iscritto, è uscito a 6 visualizzazioni 29 minuti fa, ok? Allora, ho guardato su informazioni e guardate, iscritto il giorno 5 marzo 2021. Cioè, questo qui si è appena iscritto. Cioè, questo è nuovo. Io ovviamente non lo so se sia suo il canale, ok? Se sia dello youtuber misterioso. Ho guardato ovunque, qua non c'è nulla. C'è solamente questo video. Guardate, 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 è lui. Allora, potrebbe essere falso, quindi non lo so. Però vedete, ha un mi piace, non ha informazioni, non ha nulla. Guardiamolo. L'audio c'è, eh? Guardate, Wally. Ok, l'avrebbe forse potuto fare chiunque, quindi non lo so, però è strano. Perché ti devi chiamare così? E Wally, stesso collare, è a sedere. Ha messo della lava e lo vuole spingere dentro. Io mi auguro, veramente, cioè stiamo scherzando, cioè guardate, lo sta spingendo nella lava. Addio cane di Bella Faccia. Io mi auguro con tutto il cuore che non sia Wally. Ok, eccomi. Allora, io non so se sia veramente lui, se si sia aperto un canale YouTube, se quello sia Wally. Non lo so, continuerò a tenere d'occhio quel canale. Però mi raccomando, voi non dite niente, state zitti, non andate lì a fare...
a fare danni, magari scrivendo maledetto, perché poi si potrebbe arrabbiare. Quindi non lo so, teniamolo d'occhio, ok? Magari se fa qualcosa di strano, me lo dovete dire subito, ok? Tenete d'occhio quel canale, perché ho visto tutti i video su YouTube, sono di fan, ok? Ma quello è l'unico video che è fatto così ed è appena uscito. È appena uscito. Allora, nel video si sentiva una caverna, si è vista una caverna, ok? Quindi se ha portato Wally, l'ha portato in una caverna. Mi viene da pensare questo. Ho delle torce? Io non lo so. Magari ho fortuna. Troviamo Wally in una caverna. Secondo me sicuramente no, perché sicuramente è molto più furbo di quello che pensiamo. Però potrebbe essere. Potrebbe averlo portato qua da qualche parte. E perché non può essere proprio qui? Cioè, no, non qui, qui. Cioè, dico qui. Grande, bella faccia, non hai nemmeno le torce. Allora, non lo so. Secondo me ci potrebbe essere una caverna da qualche parte. Cioè, avete visto com'era? C'erano tutte le torce di redstone, ok? C'erano tutte quelle torce di redstone. Io perché sto mettendo le lanterne, veramente non lo so. Cioè, è veramente uno spreco di tempo incredibile. Non lo so, voi comunque, ragazzi, continuate a scrivermi tutte le vostre teorie, gli aiuti. Sto provando anche nelle impostazioni a cambiare, non lo so, tipo a mettere delle cose per cercare di smascherarlo, perché io so che lui è dentro il server, ma non riesco a vederlo. Cioè, non mi fa premere tab. Non mi fa mai premere tab. E quando entrano i miei amici me lo fa premere, ma lui non c'è. Questa cosa non si riesce a capire. Sicuramente Wally non sarà qua nei dintorni. Non posso essere così fortunato. Sarebbe troppo bello. Però la cosa bella è che lui non sa dove sono. Cioè, lui non sa dove sono per ora. E questa cosa, questa cosa è una cosa a vantaggio. Ah, mamma mia. Ok, sono tornato qua perché lui ha portato Wally di là. Io sono proprio, qua come posso spiegare? Qua è dietro la prigione, ok? Lui, dietro la prigione, dietro l'acquascivolo. Quindi, bene o male, questa è la strada che stava facendo, ok? Oh! Oh! È una nave. Ma è strana. Come mai così? Sarà veramente impossibile. Però deve... Cioè, il cane come ha fatto a portarlo su? Intanto qui c'è una barca, me la vado subito ad esplorare. Secondo me ci sono già stato, eh. Vediamo. Dai, degli indizi. Oh mamma. Belle queste cosine. Però è solo una barca, cavolo. Se Wally era in miniera, ragazzi. Wally era in miniera. Come faccio a trovare il mio cane che era in miniera? A me sembra che sia tutto un vicolo cieco. È in vantaggio lui. Purtroppo è in vantaggio lui. Bella quest'isoletta. Ok, qua. Oh! Cavolo, è un pesce? Un pesce tropicale. O che sia andato qua e abbia abbandonato la barca. Perché non c'è neanche. Io dico, lui è andato via con la barca, ok? Vedo una barca e dico, ok, è la strada giusta, ok? Però questa barca non c'è. Questa barca non c'è, ragazzi. Non lo so, non lo so. Sono veramente... Sono arrabbiato perché rivoglio il mio cane. Però quel video non lo so. Io, vi ripeto, non so se sia lui. Però mi ha fatto riflettere. È un video molto strano. Io ho guardato tutti i video su YouTube che c'entrassero il mio nome e il mistero. E ho trovato quello. Però no... Una miniera. Cioè, ok, bella faccia, voi direte, bella faccia, non è che adesso ogni miniera sia quella miniera che c'era nel video. Io mi sto facendo le paranoie, io per colpa di quel video adesso mi faccio le paranoie. Penso che Wally sia qua da qualche parte. E ci rimango male perché tanto non è così. Vedete? Questa si assomigliava anche, era così, era proprio, se mi ricordo bene, una caverna tonda. Mamma mia, youtuber misterioso, sei veramente odioso, eh. Sei veramente... odioso, guarda. Cioè, è inutile per me andare in giro così, sperando di... Oh! Sì, sto villaggio l'avevo già esplorato. Però non c'entrano i villaggi. Lui era sottoterra. Lui era sottoterra. Non lo so. Io cosa devo fare, ragazzi? Finché c'è lo youtuber, io non posso costruire, non posso tornare a casa. Come faccio a ritrovare il mio cane? Se non so nemmeno dove sia.
Quindi per ora io sto aspettando che rientri, ma non l'ho più visto. Stavo aspettando che venisse da me per buttarlo giù nella trappola, ma non l'ho più visto. Non l'ho veramente più visto. Sto aspettando da veramente tanto. Sì, questo villaggio l'avevo già esplorato. Villager, avete visto qualcuno di sospetto? È uno youtuber misterioso, scorbutico, cattivo, che deve essere rinchiuso in cella. No, eh? Vabbè. Ragazzi, comunque sia, mi raccomando, investigate anche voi. Fatemi sapere se trovate qualcosa di interessante. Io continuerò la ricerca. Da Bella Faccia è tutto. E ci vediamo presto. Non preoccupatevi. Ciao!